Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video spacchettamento Best Clay. Spacchettamento Best Clay? Acquisti creativi, no, acquisti Fimo, acquisti Premo. Vabbè, quello che lei. Cioè, i panetti di Fimo. Aspetta perché qua ho già visto la bolla. La bolla, sì, buonanotte Tamara. Ce la puoi fare. Come si chiama? Fattura. Vabbè. Guardate un po', eh sì, a sto giro mi sono presa, come si chiama? A texture per, adesso le guardiamo, ma si tolgo questo cartone che dà noia, a texture per fare finalmente i cornetti. Sì, poi qua ci fanno un po' di tutto, ma quello che mi interessava a me è avere la texture per i dolci. Ma se ce la fai ad aprirlo è una cosa buona e giusta. Eccoci qua, va che bello. Ce ne sono quattro. Ma quello che mi interessava a me è questo, ovviamente. Questo quadrotto qua. Lego, ascolta, allora, prima di tutto, se ci sei, fatti vedere, eccolo qui, guarda quanto è bello l'amore mio, guardalo quanto è bello, ecco, adesso gentilmente, per corte forcò, ecco, sì, stai sfasciando il tutto, for cortesi, grazie, è dolcezza, andiamo avanti, torniamo a noi, allora, questo, che è ovviamente, ma adesso lo proviamo subito. Aspetta un attimo, lo proviamo subito perché mi incuriosisce. Prendiamo un pezzettino, proprio piccolino lui, e vediamo che cosa succede. Proviamo un attimo, eccoci. Oh, lo vedi? Sì, non è proprio, forse ho schiacciato troppo. Le schiaccio un po' meno. Sembrano dei quadrotti più che. No, vabbè, ma come. Vediamo dall'altra parte. Aspetta, ma di qua o di qua? Vediamo. Ah, ecco, di qua. No, ragazzi, guardate come esce bene. È perfetto, direi. Sì. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Poi c'è anche questo qua più piccolo. Adesso proviamo anche questo. Ah, guarda, questo è più piccolino, però mi sa che anche questo ho usato da quest'altra parte. Sì, cioè grande e piccolo. Cioè, vabbè, che te lo dico a fare. Questo è stato l'acquistone di oggi. È stato l'acquistone. Cioè, guarda che cornetto perfetto. No, è perfetto. Poi abbiamo questi due sono approvatissimi. Poi abbiamo questo che non si è ben capito che cosa. Una palla da tennis, una palla da golf. Questi sono. No, questi sono. Vabbè, non lo so per cosa lo utilizzerò, però vabbè. C'è, esiste, poi abbiamo delle righe. Vediamo le righe. Eccole qua, le righe. Non so neanche le righe come le adopererò. Aspetta, perché qua è rimasto il coso sotto. Le righe, righe, ecco. Vabbè. Cioè, ma questi due sono fabulous ed è quello che volevamo. Grazie. Allora, hai fatto la prova del 9, mettiamo via il tutto. No, questi due sono fantastici, ragazzi. Questo kit, vediamo quanto l'abbiamo pagato. L'abbiamo pagato 4,60 euro. Insomma, non è poco, eh. Non è poco, però ce l'hai adesso per il resto della tua vita. Per cui direi che 4,60 euro si possono anche spendere. Ora andiamo avanti. Vabbè, metto via dopo, ho già capito. Andiamo avanti. Eccoci qua. Ho preso
gancini per orecchini, quant'altro. Non sono proprio del colore che io preferisco, preferisco l'argento più lucido, però tanto vanno inseriti dentro alla donut, alla briochina, alla fettina di torta, quello che è, per cui vengono comodissimi. Poi due confezioni di Fimo Liquid, stavolta ne ho presi due perché ne adopero tanto di Fimo Liquid. Ne adopero veramente tanto e non voglio rimanere senza, per cui la scorta della scorta, diciamo, ecco. Poi veniamo a noi. Ho preso due panetti di Premo bianco, che è il mio preferito. Ovviamente prendo il più grosso che c'è. E ragazzi, mamma quanto è duro, meraviglioso, fabulous. Adoro, ragazzi, adoro. La durezza di questo Premo, cioè, incredibile. Mi piace tanto, tanto, tanto. Questo è perfetto. La durezza di sto Premo è perfetto. Poi abbiamo... Ah, sì. Questo qui si chiama oro bianco. Dell'oro non ha nulla, del bianco neanche. Però vi giuro che si chiama Accent Premo Accent bianco glitter. Sì, io lo uso come grigio glitterato, perché a casa mia questo è un grigio glitterato, però è stupendo, mi piace molto, lo uso spesso. Poi ho preso un po' di, solo due ne ho presi, color cioccolato. Questo poi figurati, adesso arriva terra bruciata, si chiama questo. Poi figurati, adesso arriva pure l'inverno, dovrò fare tante cose cioccolatose, perché d'inverno piace il cioccolato, piace, chiama il cioccolato. Poi abbiamo il nero, il Premo nero, che lo uso poco, diciamo molto meno di prima, però lo uso, per cui non può mancare, ecco. Poi abbiamo ancora dell'oro, io questo lo uso spesso, mi piace tanto, e questo è l'oro, quello accent oro e basta, perché poi c'è quello oro 18 carati che è un po' più chiaro di questo, e poi c'è l'oro antico che però non uso praticamente mai. Poi ho preso il Premo, sempre Premo appunto, però solo uno e cru, perché comunque qua, aspetta che non ti faccio vedere, ho la scorta, cioè ho già aperto questo panetto gigantesco, però questo lo tengo di là come scortarella, quando finisce questo dici madonna è finito, adesso come faccio? Tiè, eccotelo qua, perché queste cose succedono poi a casa mia, figurati. Poi abbiamo, aspetta che apro, intanto tiro via lo scatolotto che dà fastidio, sì, poi passerà Gertrude, che sono sempre io ovviamente. Eccoci qua, allora, qua ho preso l'argento che non uso spesso, però a volte mi piace e mi piace tanto. Argento, accent argento, bello, mi piace. Il glitter, wow, questo qua lo adoro, ragazzi, cioè a parte che la durezza del Premo, cioè aiutami, perché cioè guarda quanto è duro, per me è perfetto, ragazzi. E ne ho presi tre, perché questo, guarda, se avessero quello grande così del glitter lo prenderei. Lo prenderei perché il glitter qui va come il pane. Poi figurati, bianco glitterato, che te lo dico a fa, è bellissimo, mi piace, mi piace, mi piace. Ah, 4! No, ma ne avevo presi 3. Ah no, ne ho presi 4. Brava Tamarinda, perché di solito vado di 3 in 3, invece stavolta ne ho presi 4. Brava, mi fa piacere sta cosa che hai fatto. Poi, Fimo Effect, guarda già la differenza col Premo, vedi che questo già si piega, ma io tanto Fimo Effect Vaniglia, questo colore vaniglia della Fimo.
Della Fimo Effect, appunto, ma io lo mischio e uscirà una cosa bella. Poi, ultimo pacchettino. Come l'hai chiuso sto pacchettino? Aspetta, ce la possiamo fare. Ah, ecco qua. Questo invece è tutto Fimo. Allora, ho preso il menta. Due menta. Ma tamarinda, ma cosa mi combini? Due terra soft caramello liquid pastel menta 2. Beh, no, io volevo prendere in realtà un'acqua e un menta. Invece hai preso due menta. Sei proprio, vabbè, una fesciona, ecco, sei proprio una fesciona. Ti fidi sempre gli stessi errori. Vabbè, poi ho preso, non so perché ho preso il cognac e il caramello. Il cognac proprio non me lo spiego perché ho preso il cognac. Dici, vabbè, stai andando verso l'autunno, sai, un colore un po' più autunnale, non so, per fare qualche foglia un po' più autunnale. Sì, però effettivamente sto cognac. Qual è il cognac di questi due? Questo è il cognac, vedi? E poi hai preso il caramello. Vabbè, ma il caramello lo puoi pure mischiare. Vabbè, ragazzi, non lo so. E poi ho preso. Ma che colori spenti che hai preso? Neanche un rosa, per forza. Praticamente io sono circondata dal rosa. Cioè, c'è solo questo che vale per 700.000 panetti. Questo rosa qui. Perché io lo mischio col bianco e diventa quel pastelloso che io adoro. E niente, raga. Per me questo rosa vale tutti e gli altri rosa. Comunque, stavo dicendo che ho preso anche un po' di scorta, che è già durissimo, adoro, della Dollart, la rosa appunto, Rose 432, che io lo uso come, come si chiama, come base per le mie bimbe, no? Mi trovo molto bene, non pensavo, all'inizio era molto mollo questo Professional Dollart, però poi ho imparato a mettere da parte i panetti e usarli sempre più vecchi, diciamo. Questi invece sono già vecchi perché sono durissimi. Sì, sono quasi pronti all'uso, però io ne ho di là altri più vecchi. Ogni volta li prendo così almeno sono a posto. Va bene, ragazzi, questo è tutto quello che ho acquistato da Best Clay. Direi che ho fatto un bel rifornimento. Non mi serviva chissà quanta roba. Infatti mi serviva più che altro il bianco che mi va via, neanche a dirtelo. Non sto neanche a dirtelo, anche il glitter qua bianco se ne va come il pane. E niente, adesso mi devo mettere sotto, ragazzi, perché arrivano i mercatini natalizi e io non ho fatto ancora il nulla. Bene. Niente, raga, spero che il video vi sia piaciuto, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, io vi saluto e alla prossima, ciao!